Ragazzi, buongiorno. Ho di nuovo una casa, non sono più in macchina. Sono Ilaria, sono un'assistente sociale, ma soprattutto sono un'espatriata, nel senso che, come si evince anche dal titolo di questo canale, vivo in Belgio ormai in pianta stabile da un decennio. È una cosa assurda da realizzare, ma è così. Ho pensato in questo video di trattare un argomento secondo me interessante, ovvero le amicizie all'estero. Allora, se mi seguite da tempo, you already know. E se siete nuovi, magari volete vedere altri miei video perché vi sto simpa e verrete a sapere. Ma comunque, io ho sempre tendenzialmente un po' parlato dell'argomento amicizie su questo canale perché non è un tema facile. Io trovo che non sia per nulla facile fare amicizia in età adulta, nel senso passati 30, cioè tipo prima dei 30 sei un adolescente, dopo i 30 sei vecchio. Per la cronaca, ho 34 anni e penso che i miei capelli bianchi in rapido aumento testimoniano questo fatto, insomma. Volevo un po' parlarvi, alla luce di quello che è stata la mia esperienza con l'estero, con le amicizie, un po' di alcuni consigli, magari cose che potrebbero aiutarvi se anche voi aveste difficoltà, insomma, a entrare in contatto con persone che potrebbero diventare vostre amiche, amici, amici. Una cosa che secondo me è molto importante quando si vogliono fare amicizie nuove, soprattutto in una fase della vita in cui non è semplicissimo, come appunto quando non andiamo più a scuola, per intenderci, praticamente bisogna, ahimè, accettare il fatto che non sarà molto probabilmente un processo molto facile, cioè è quasi scontato che magari avrete delle delusioni, no? Voi magari andate ad eventi, cose, e vi create delle aspettative nella testa e poi l'evento in questione non è davvero come voi avevate immaginato, oppure non incontrate il tipo di persone che avevate sperato di incontrare. Insomma, bisogna mettere in conto queste cose. È un percorso fatto di tentativi, tentativi falliti, fate un altro tentativo, magari fallisce di nuovo. Però appunto continuando a provare diverse cose, diverse situazioni, magari a volte anche uscendo dalla propria zona di comfort, alla fine sulla quantità di attività che fate, insomma qualcuno lo incontrerete. Perché appunto più cose fate, più probabilità avete di incontrare persone che fanno al caso vostro. Un'altra cosa importante a questo riguardo è di non porsi autolimitazioni, cioè le cosiddette convinzioni limitanti, per esempio dire sono una persona introversa, quindi a prescindere non faccio amicizia con nessuno. È sbagliato, faccio questo errore a volte, cioè proprio mi incasello automaticamente in questa categoria, diciamo, per cui dico già a prescindere andrò lì e non succederà nulla, quindi tanto vale che me ne sto a casa. No, non dovete fare questo errore, buttatevi anche se magari non siete le persone più espansive, perché alla fine chi lo sa, magari incontrate una persona con cui alla fine vi sentite molto a vostro agio, anche se magari non siete super estroversi, quindi continuare a ripetersi queste convinzioni limitanti non fa altro che precludervi possibilità, secondo me. Inoltre, se veramente volete conoscere persone nuove, dovete mettervi in testa che è un impegno, cioè dovete prenderlo seriamente se davvero volete conoscere persone nuove. Non basta uscire una volta ogni 3 mesi, ma dovete veramente fare qualcosa un po', non dico magari ogni giorno, però ecco, con costanza, cioè impegnarvi con costanza in questo obiettivo, perché appunto non verranno a prendervi a casa, a meno che non avete ammazzato qualcuno, ma siete voi che dovete uscire là fuori e un po' giostrarvi nel mondo della vita. Che cazzo sto dicendo? Insomma, avete capito, se state a casa sempre sul divano, per quanto possa fare comodo a volte, lo so benissimo, però appunto non ci saranno molti cambiamenti in questo ambito. Una cosa che consiglio vivamente a chi si trasferisce in un paese nuovo, appunto se non conosci nessuno, non andare a vivere da solo. Io l'ho fatto per un periodo e poi sono scappata da quella situazione perché l'ho trovata molto depressiva. L'ho trovata molto deprimente, volevo dire, pardon. Persino io, che mi ritengo una che non socializza tanto facilmente col prossimo, persino io ho trovato deprimente il vivere da sola in un monolocale i primi periodi che ero in Belgio. Quindi
Quindi alla fine ho mollato tutto e sono andata a vivere in una casa con altre persone, dividevamo appunto una grande casa, avevo la mia stanza e tutto. E se da un lato può sembrare una cosa un po' scary, non lo so, che mi intimidisce perché intimidente, raga, oggi non riesco a parlare. Comunque una cosa avete capito, una cosa che dite, oddio, non ce la posso fare. Vi posso garantire che è veramente alla portata di tutti perché persino a me è piaciuta come esperienza, nel senso io magari avevo un po' l'immaginario che andando a vivere in una casa con altre persone avrei avuto zero spazio personale e invece non è assolutamente così perché appunto quando volevo starmi per i fatti miei mi chiudevo in camera, mi facevo le mie cose indipendentemente dalle altre persone in casa, però comunque era sempre piacevole andare in sala e parlare con qualcuno. Oppure a volte si organizzavano anche delle feste, così si invitavano anche persone da fuori, oppure magari un coinquilino porta degli amici a casa, quindi non solo parli col coinquilino, ma parli anche con gli amici del coinquilino, cioè è un po' una situazione che vi mette in contatto appunto con altra gente e quindi la raccomando moltissimo se andate a vivere in un'altra città dove non conoscete nessuno, soprattutto anche in un altro paese. Ovviamente a questo proposito i vostri hobby avranno un ruolo magari anche cruciale perché nel mio caso io suonavo la batteria, quindi praticamente tutte le mie conoscenze fino ad oggi le ho grazie a questo mio hobby. Ci sono hobby magari più solitari e hobby magari che si fanno in gruppo, però appunto dobbiamo sicuramente sfruttare le cose che ci interessano per entrare in contatto con persone nuove. Insomma, fate veramente molta introspezione. Fate molta introspezione se non vi vengono direttamente in mente hobbies o cose che vorreste fare, passioni che avete, e cercatele perché ci sarà pure qualcosa che vi interessa fare e trovate un modo di connettere questa vostra passione a una possibile situazione per incontrare altra gente. A tal proposito, anche il volontariato è un'opzione interessante, io la sto esplorando in questo periodo. Ovviamente scegliete un qualcosa che vi interessa fare a prescindere dal conoscere persone e lì appunto sicuramente, indubbiamente, entrate in contatto con gente nuova. I gruppi Facebook di expat e non. Allora, non ascoltate chi vi dice che Facebook è per vecchi. Facebook vi può tornare assolutamente utile sia per cercare appunto gruppi di expat nella vostra città, perché magari a volte se venite in paesi tipo il Belgio non è molto semplice socializzare con le persone locali, ma avete più possibilità a stringere rapporti di amicizia con altre persone che vengono dall'estero come voi. Cioè, a me Facebook ha aiutato tantissimo. Magari potete anche conoscere altri italiani, però dipende insomma un po' da quello che cercate. I gruppi invece di expats, appunto di gente che si è trasferita prevalentemente da non molto, da poco tempo, secondo me sono più indicati appunto se siete appena arrivati, perché io personalmente ho provato a uscire con questi gruppi di expats quando ero già qua da un po' di anni e non l'ho trovata una cosa interessante, appunto perché nel senso mi sento pur non essere è un caso difficile mio. Cioè, mi sento abbastanza integrata in realtà con la società di qui, pur sentendomi anche disintegrata perché non ho molte amicizie al momento. Però tipo non mi sento di avere molto a cui spartire personalmente con persone che sono arrivate qua da 2 giorni che non sanno, che non conoscono la lingua locale, che non conoscono niente del posto, cioè sento un po' che siamo in due fasi della vita un po' diverse, non so, poi magari sono io che faccio la figa e me la tiro, non lo so, può essere, però personalmente non ho trovato tanto interesse nell'uscire con questi gruppi di persone quando appunto vivevo qua già da un po' di anni e poi in genere sono anche, poi dipende ovviamente, ma le serate a cui ho partecipato erano gruppi di persone molto grandi e questa è una cosa che per me è un po' difficile da gestire perché tipo parli con una persona, 5 minuti poi parli con qualcun altro, ripeti le stesse cose, poi parli con qualcun altro, ripeti ancora le stesse cose, ma personalmente ho trovato un po' difficile appunto stringere rapporti un po' più concreti con qualcuno in queste situazioni.
Perché mi sembra più tipo uno speed date che hai con le persone che sono lì, invece che appunto un'occasione per conoscersi a un livello un po' più approfondito. Ma appunto questa è la mia esperienza, ecco, potrebbe anche essere diverso per voi. Poi Meetup è questa app mitologica che devo provare ancora assolutamente, la devo riscaricare, però appunto è un'app in cui persone si ritrovano in varie occasioni, appunto. Non so fare esempi, ecco, però a seconda dei vostri interessi potete trovare eventi relativi ai vostri interessi a cui partecipano più persone e potete aggregarvi e quindi sicuramente avere degli interessi comuni alla base è già una cosa che vi unisce più facilmente a qualcun altro. Questo anche è perché gli hobby sono sicuramente una cosa da sfruttare, perché avete già appunto una connessione di partenza con le persone che si trovano lì. Allo stesso modo, se siete persone sportive, potete sicuramente cercare qualche corso nella vostra zona, una qualche attività sportiva che vi interessa, e anche quello è un'ottima occasione per entrare in contatto con persone del posto. E poi ovviamente tutta la parte riguardante l'imparare una nuova lingua, sia i corsi di lingua veri e propri, ma anche. Si trovano a volte, magari sempre su Facebook, sito del cuore, si trovano a volte, magari anche su Facebook, eventi riguardanti scambi linguistici. Per esempio, io mi ricordo che ai tempi c'erano ad Anversa dei gruppi di belgi e italiani che si trovavano appunto per conversare in queste due lingue. Quindi voi potevate insegnare italiano a loro e loro avrebbero insegnato olandese a me. Ed è una cosa che mi ha aiutato anche tantissimo, una cosa appunto gratis, non ho dovuto pagare nulla, se non magari la bevuta, ecco. Ma nel senso, non è come un corso di lingua, potete andare lì in maniera molto informale, farvi quattro chiacchiere e anche imparare termini nuovi. Anche ho imparato anche molta grammatica in realtà, più che proprio con il classico corso. Insomma, è un'esperienza che consiglio tantissimo. Spero che i miei consigli vi siano stati utili. E vi auguro una buona giornata e io adesso devo proprio scappare. Ci aggiorniamo su questi schermi. Ciao!